3 dicembre 2012 Lione ha annunciato un vertice intergovernativo Francia-Italia, Monti-Hollande. Voi come amministratore della Valle di Susa avete deciso di partecipare comunque a una mobilitazione che si è messa in piedi su questa data a Lione. Ma noi partecipiamo volentieri perché fa parte di quelle iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica che riteniamo assolutamente necessarie. La situazione politica italiana e credo anche quella francese impone della riflessione. Non molto tempo fa è uscita fuori la notizia che la Francia ha perso la AAA a livello di credibilità internazionale. Non ultima il pronunciamento della Corte dei Conti francese che pone dei seri interrogativi sulla utilità e sulla finanziabilità di quest'opera. Quindi credo che questo vertice che faranno Hollande e Monti dovrebbe essere veramente interlocutorio perché la crisi dei due paesi, la crisi del trasporto, la crisi del prodotto interno lordo impone delle riflessioni significative. Leggevo l'altro giorno sulle Figaro che la Francia vuole fare il TAV per compiacere Monti e crearsi un alleato contro la Merkel. Credo che questa sia un'interpretazione abbastanza di fantasia, che però è indicativa del senso che si vuole dare a questa nuova linea ferroviaria. Altra questione riguarda anche la politica nazionale. Tutti, anche sulle pagine di Facebook, continuano a dire che i notar sono quattro gatti, sono un'assoluta minoranza nel partito, nel mio partito. Se noi vediamo che le primarie del centro-sinistra si giocano con la Laura Puppato che è contraria, con Renzi che comunque ha delle opinioni non certamente definite, con Vendola che è assolutamente contrario. Allora, qualche riflessione su quella granitica maggioranza che viene sempre sbandierata a livello nazionale si dovrebbero fare. Sì, si è sentito molto parlare di questa posizione per cui se l'alta velocità dovesse venire progettata, dovesse essere progettata oggi, tanti rinuncerebbero. Questo però ormai suona un po' strano, no? In una valle in cui comunque di fatto è assolutamente possibile interrompere questo progetto, non siamo che alla fase iniziale, con appunto l'apertura del cantiere. Secondo te, cioè, secondo gli amministratori, c'è spazio per un blocco di quest'opera, di questo spreco? Ma io penso proprio di sì, perché la crisi economica italiana è devastante. La notizia del fatto che migliaia di persone, migliaia di tempi indeterminati non verranno riconfermati, non ci sono i soldi per pagare gli stipendi agli esodati. Stiamo vedendo da tutte le parti che si taglia sulla sanità, sui servizi pubblici, sulla scuola. Credo che sia non necessaria ma doverosa una riflessione sulle risorse che mettiamo in campo. L'ultimo vertice europeo che è ancora in corso, mi pare oggi, poneva delle pesanti limitazioni ai finanziamenti europei su alcuni elementi strategici che sono la crescita, l'agricoltura, i finanziamenti dei progetti Erasmus. Quindi, quella tanto decantata possibilità di finanziamento del 40% da parte dell'Europa su questa linea, credo che sia da mettere in discussione. Allora, il fatto che si sia cominciato un tunnel geognostico, che ricordiamoci sempre, dovrebbe essere funzionale al progetto esecutivo del tunnel di base, in realtà il progetto esecutivo è praticamente fatto, il tunnel geognostico che ancora deve incominciare, allora sono tutti interrogativi che qualsiasi corte dei conti degna di tal nome dovrebbe porsi, invece di andare così avanti e sprombattuto. Cosa porterete, che messaggio porterete a Lione, a Monti, a Hollande che si incontrano e comunque alla popolazione europea che vedrà il movimento Notav uscire fuori dall'Italia? Beh, questo che ho detto, credo che ormai sia di una chiarezza esemplare. Non credo che si possa associare una linea ferroviaria allo sviluppo, non credo che si possa dire risolviamo i problemi di migliaia di persone, insegnanti o
persona del pubblico impiego, non potremmo certamente dirgli andate a fare il minatore alla Maddalena, mi sembra un'idiozia. E quindi il messaggio è questo, siamo alla canna del gas, riflettiamo prima di andare a fare spese assolutamente fuori dalla nostra portata e fuori dal tempo. Per la comunità montana della Valle di Susa, che tra le altre comunità montane appunto verrà anche soppressa dai nuovi decreti del governo Monti, è un appuntamento che appunto va un po' al di fuori del calendario istituzionale di incontri o comunque di lavoro nella Valle di Susa, quindi è un momento per uscire, per muoversi. Che tipo di invito vi sentite di fare a questa popolazione affinché comunque segua il vostro esempio e si muova in quella giornata verso Lione? Cosa vi sentite di dire ai cittadini della Valle di Susa, ai cittadini italiani che verranno a Lione quel giorno? Ma ci sentiamo di dire che i problemi che stiamo sollevando noi non riguardano solo la nostra valle, ma riguardano non solo la comunità politica italiana, ma anche la comunità politica francese. In un periodo in cui si deve fare molta attenzione alle spese, molta attenzione a come destiniamo le risorse, allora il fatto che abbiamo noi come Valle di Susa, come amministratori, come movimenti, evidenziato dei problemi che sono di carattere comune, dovrebbe essere un punto d'orgoglio e non certamente un punto di critica. Il prefetto, il capo della polizia si è reso conto tardivamente che le piazze italiane, non solo le piazze sul Notaro, ormai stanno andando in fibrillazione. La risposta non può essere quella della cancellieri, nel dire creiamo i presupposti per arrestare più facilmente, ma la politica dovrebbe interrogarsi e dire cosa facciamo per risolvere queste tensioni. I problemi, gli interrogativi che stiamo ponendo noi come Valle di Susa, come movimento, anche come forze politiche, va proprio in questa direzione. Cioè, cerchiamo di passare la nottata senza farci del male, cercando di adottare dei provvedimenti che abbiano un minimo di senso. Sì. Monti, tra le altre, ritornando appunto al governo, tra gli altri compiti che ha era quello di traghettare l'Italia al di fuori della crisi, un governo tecnico che appunto agisce in un tempo limitato per risolvere dei problemi fino appunto alle prossime elezioni politiche. Questa non ci pare assolutamente una scelta temporanea, quella di andare a investire, anzi a sperperare un'enorme quantità di denaro pubblico in un'opera che comunque ha una lunga progettazione, un lungo tempo di costruzione, di cui ormai tutti hanno ben chiaro l'inutilità poi alla costruzione avvenuta. Rispetto a questo, cosa vi sentite di dire a Monti? Di rientrare sulle sue posizioni piuttosto che di ripensarci? No, io direi, partendo dal presupposto che Monti agisca in buona fede, quindi che abbia una informazione non corretta della situazione dei trasporti a livello nazionale e internazionale, e che gli sia stata un'immagine troppo ottimistica di quello che è o di quello che possono essere le ricadute positive di quest'opera. Quindi gli suggerirei veramente di affidare il tema a una commissione indipendente, cosa che è proposta anche da alcuni esponenti del partito in cui milito, e di rivedere la necessità di quest'opera alla luce del nuovo orientamento e della nuova situazione economica europea. Credo che da parte sua tecnicamente possa essere la soluzione migliore, cioè non deve fidarsi dei promotori dell'opera, di chi vuole comunque proseguire per motivi ovviamente che non hanno niente a che fare con la politica dei trasporti e lo sviluppo italiano, ma in qualche modo l'esame obiettivo di tutta questa situazione credo che possa essere per il governo tecnico e per il governo futuro un provvedimento di buon senso.